La civiltà antica fu tutta silenzio. Nel XIX secolo, con l'invenzione delle macchine, nacque il rumore. Oggi il rumore trionfa e domina sulla sensibilità degli uomini. Con questo pensiero, formulato nel manifesto L'arte del rumore del 1913, il futurista Luigi Russolo profetizzava l'avvento di un nuovo modo di concepire e comporre musica che avrebbe trovato la sua prima fattiva, o per meglio dire concreta applicazione, solo 39 anni dopo a Parigi. E nel Groupe de Recherche Musicale fondato da Pierre Schaeffer, sulla base del suo Trattato dell'oggetto musicale, che la composizione viene ripensata a partire dalla sua cellula costitutiva, ossia il suono rumore, catturato dalle più diverse fonti ambientali e impiegato per plasmare timbriche estranee ai sistemi della notazione classica, attraverso la manipolazione di nastri resa possibile da strumenti elettroacustici come il morfofono e il phonogen. Nel corso degli anni, nello studio di Schaeffer si avvicenderanno compositori di fama come Yannis Xenakis, Pierre Boulez, Bernard Parmegiani, Pierre Henry e un giovane ex chitarrista rock innamorato della pittura astratta. Quando a 21 anni il lionese Jean-Michel Jarre viene accolto tra gli allievi di Schaeffer, ha già militato in due rock band ed ha venduto i suoi primi quadri ispirati a Pierre Soulages e Jean Miró nella galleria L'œil écoute, l'occhio ascolta, nome che sembra preconizzare la vocazione figurativa della sua musica futura. I frutti degli studi compiuti tra il 1969 e il 1971, sia presso il GRM che lo studio di Colonia di Karlheinz Stockhausen, si concretizzano sotto forma di Happiness is a Sad Song, composizione avanguardista costruita assemblando loop di suoni e voci umane, e La Cage d'Heroes Machine, due brani sperimentali raccolti nel primo 45 giri pubblicato da Pathé Marconi, che non venderà più di 117 copie. Il fiasco commerciale di questi primi esperimenti lo porteranno a elaborare nuove soluzioni stilistiche in grado di coniugare le ricerche sonore della musica concreta con la più immediata accessibilità di natura melodica della musica pop. Di fianco ad altre opere avanguardiste come la musica composta nel 1971 per il secondo balletto Aor, messo in scena all'Opera di Parigi, vengono alla luce brani suonati su tre sintetizzatori e un organo farfisa, obliqui tra reminiscenze classiche e arrangiamenti minimalisti, pensati per accompagnare pubblicità e programmi televisivi, raccolti nel 1972 nel primo 33 giri, Deserted Palace. Pur riluttante ad esplorare il più redditizio mondo delle colonne sonore, anche a causa del successo nel frattempo conseguito ad Hollywood dal padre Maurice Jarre, che si era risposato in America, nel 1973 Jean-Michel realizza le musiche per il film di Jean Japaud, Le Grange Brûlé, variando e sviluppando in chiave romantico-minimalista alcuni dei temi presenti nell'album precedente. Anche nell'intento di reperire i fondi necessari ad ampliare il parterre di sintetizzatori, negli anni precedenti al successo planetario, Jarre si presta a fare da paroliere e arrangiatore per i cantanti pubblicati dall'editore Francis Dreyfus. Per il testo della celebre canzone Les Mots Bleus, scritto per Christophe e forse ispirato dalla futura moglie Charlotte Rampling, Jarre riceve perfino le congratulazioni di Serge Gainsbourg. Quando sembra ormai destinato ad una lunga e luminosa carriera di autore di canzoni, al momento di presentare l'ultimo album previsto dal contratto, nel 1976 Jarre presenta a Dreyfus una suite completamente elettronica suddivisa in sei parti, intitolate in ordine numerico con il nome di un gas. Strutturato secondo progressioni armonico-sinfoniche desunte da Beethoven, Mahler e Bach, contaminati dall'uso pittorico del rumore bianco e gli effetti del VCS3, nonché da ritmiche latineggianti e arpeggi ipnotici antesignani della dance, Oxygen si impone da subito come la risposta più umanizzante e orecchiabile, ma non per questo meno mistica ed evocativa, delle declinazioni più colte, oscure e meccaniche della musica elettronica eseguita in America da John Cage, Terry Riley e Wendy Carlos, o della Cosmic Musik, affermatasi in Germania con i Tangerine Dream, i Popol Vuh e i Kraftwerk. Travolto dall'escalation di vendite che con i suoi 15 milioni di copie farà di Oxygen il disco di musica elettronica più venduto della storia musicale, non soltanto francese, Jarre non esita ad estendere i confini del suo personale universo sonoro, mettendosi subito all'opera sul secondo disco di un'ideale quadrilogia degli elementi. Se in copertina ritroviamo il pittore Michel Grainger, già autore del globo terracqueo scuoiato a rivelare un cranio umano che aveva in parte ispirato Oxygen, ad assisterlo nella composizione delle otto parti di Equinox, troviamo Michel Geiss, ingegnere del suono e inventore di nuovi strumenti elettronici come il Matrisequencer,
che con le sue incombenti e spasmodiche linee di basso forniranno la cifra stilistica del disco, inteso come affresco umorale del passaggio ciclico dal giorno alla notte. La coesione espressiva dell'opera, giocata sulle fluide transizioni tra escursioni oniriche e incalzanti trame melodiche che si succedono sullo sfondo di atmosfere rarefatte ed equore, segna l'acme creativo di questa prima fase stilistica incentrata sulla totale esclusione degli strumenti acustici in favore di quelli elettronici. Il milione di spettatori che si riverserà in Place de la Concorde al primo concerto multimediale tenuto il 14 luglio 1979 a Parigi convincerà Jarre che la sua musica può davvero aspirare ad una forma di esecuzione dal vivo alternativa a quella ormai inflazionata dei concerti rock. Dopo i concerti epocali a Pechino e Shanghai nel 1981, tenuti in veste di primo artista occidentale invitato nella Cina post-maoista per via delle sue musiche prive di testi dalle implicazioni politiche, Jarre avrà occasione di rivisitare su scala urbana la sua formula dei live all'aperto per il Festival di Houston del 1986, che diventerà suo malgrado evento commemorativo dell'equipaggio scomparso dopo la tragedia del Challenger. Il mastodontico Live, che converte i grattacieli in costruzione del downtown di Houston in ciclopici schermi da video art, viene aperto dal primo movimento di Ethnicolor, una lunga suite elettrosinfonica dagli accenti wagneriani tratto dal disco Zuluk di 2 anni prima, dove l'arte della manipolazione dei suoni, già sperimentata in maniera acerba grazie al primo campionatore Fairlight nel disco Magnetic Fields del 1981, raggiunge qui il suo pieno compimento all'insegna della collaborazione con artisti della contemporanea scena musicale come Laurie Anderson, Yogi Horton, Adrian Belew e Marcus Miller. Coadiuvata da parossistici numeri pirotecnici e dall'uso di espedienti scenografici futuristici come la tastiera circolare luminosa o la famosa arpa laser, la performance tocca il suo apice con l'esecuzione di Rendezvous 4, tratto dall'omonimo album composto per l'evento, evidente rivisitazione antemica di Zulu Kolosi, che insieme a Oxygen 4 entrerà a far parte dei brani feticcio del repertorio Jarrien. La clamorosa riuscita dell'evento, con la seconda entrata nel Guinness dei primati con 1.300.000 spettatori, sarà solo il primo di una saga di megaconcerti tenuti tra Londra, Lione e Parigi, sorretti da album concettuali e contraddistinti dalla giusta posizione di suite elettrosinfoniche a lavori di gusto progressive rock, dove, come in Revolutions e Waiting for Cousteau, i sintetizzatori vengono affiancati da strumenti più o meno tradizionali, come la chitarra di Hank Marvin e gli steel drums degli Amoco Renegades, mentre tra maestose partiture tecno-industriali e oceaniche incursioni nella musica ambient affiorano sottotesti sociologici e moniti ambientalisti. Se da una parte nel corso degli anni 90 il format della città in concerto verrà più volte riadattato alla Défense, alla Tour Eiffel e a Mosca, dove viene raggiunto il quarto record con 3 milioni e mezzo di spettatori, dall'altra l'impianto di Equinox viene rivisitato nei moduli della dance e del synth pop nell'album del 1993 Chronologie, ispirato al libro di Stephen Hawking in breve storia del tempo. Con l'album Oxygen 713, Jarre chiude idealmente l'epoca delle suite a tema, reinterpretando il clima trascendente del primo celebre disco con vecchi e nuovi suoni attinti dalla scena techno e trance. Il lungo processo metamorfico di riavvicinamento alle convenzioni della canzone pop avviato all'alba del nuovo millennio da Metamorphosis e dal mega concerto davanti alle piramidi di Giza culminerà infine nel doppio album di Electronica, pubblicato 15 anni dopo, compendio autobiografico in musica e parole, nonché consuntivo testamentale di 40 anni di avventure sinestetiche celebrato in compagnia di 30 artisti cresciuti sotto la sua egida musicale, come gli Air, i Fuck Buttons e Armin Van Buuren, o coevi pionieri quali Tangerine Dream, John Carpenter e Gary Numan. Dalla varietà infinita dei suoni e rumori, l'opera di Jarre emerge con la sua ambizione pittorica ad abbattere gli steccati tra musica elitaria e musica per le masse, tra asettica tecnologia e volontà poetica. Come Fritz Lang nel suo capolavoro Metropolis, anche Jarre con la sua musica afferma che mediatore tra il cervello e la macchina e tra la macchina e il rumore deve essere il cuore.